Ciao a tutti, non so quanto si possa sentire perché non sono in casa. Comunque volevo fare un video aggiornamento sullo svezzamento di Vittorio. In pratica niente, sto continuando a mezzogiorno la mezza a fargli il brodo vegetale in cui calo la pastina, le stelline. Prima invece mangiava la sabbiolina, ora siamo passati alla pastina. Poi che cosa faccio? Le verdure del brodo le metto in un mixer e faccio una specie di cremina. E l'aggiungo alla pastina e poi metto anche un omogenizzato di manzo oppure di pollo oppure di pesce, è indifferente diciamo, un filo d'olio e un po' di parmigiano. Questa è la pappa, però come ho già detto Vittorio non è che la gradisce tanto, poi dipende, a volte la mangia con più gusto, altre volte la lascia, comunque la maggior parte delle volte la sputa. Per fargliela mangiare un poco ci metto un'ora con tanto di vestitini sporchi e tutto. Poi dopo un pochino dalla pappa comunque vuole il suo latte, quindi non riesce proprio a fare a meno del latte a pranzo diciamo. E niente, poi a cena provo a rifargliela, però a cena è un peggio del pranzo, cioè proprio non ne vuole sapere. E poi ho provato a fargli anche la pastina con la ricottina e quella l'ha mangiata perché evidentemente apprezza molto i derivati del latte, quindi questa ricottina di fuscella perché è più morbida. E niente, questo, quindi non è che sto facendo questi grandi progressi. Voi come avete fatto per accelerare un po' lo svezzamento? Evidentemente non so, forse lui ha i suoi tempi, ho anche letto in vari siti che non bisogna forzare i bimbi, che ogni bimbo si autoregola, evidentemente lui ha ancora bisogno del latte, che premetto non è il mio latte, ha sempre preso latte Plasmon, comunque latte artificiale. L'unica cosa che mangia volentieri è la frutta che gli do a metà mattina e metà pomeriggio, poi questa pappa diciamo è proprio una cosa un po' difficile, quindi scusate se mi guardo intorno, però passano persone, io sto bloccando. Vabbè, io vi saluto, c'è anche Vittorio, vi saluta. E niente, quindi questi sono i progressi, non ha fatto molti progressi, non so se variare le verdure del brodo, aggiungere patate, non lo so, fatemi sapere voi come vi siete regolati, in quanto tempo i bambini hanno cominciato a mangiare, perché io ho cominciato a 5 mesi, loro ne deve fare 7, non ha fatto molti progressi, sarò io un po' ansiosa che voglio accelerare i tempi, però non vedo progressi, quindi non so, forse sono io che mi sto facendo prendere troppo dall'ansia, non so, ditemi voi. Io vi mando un bacio, vi invito a scrivermi sotto il video i vostri suggerimenti e mettere un like a questo video se vi è piaciuto e continuerò poi con questi video sullo svezzamento per farvi sapere notizie.